Giunge alle battute finali il premio dedicato a Rolando Segalin e voluto dal figlio Luca, che per il terzo anno consecutivo raccoglie le opere dei giovani artigiani di Venezia la prima edizione e del Veneto per queste ultime due edizioni. Questa volta sono presenti 25 opere, si va dalla gomma, il legno, il fabbro, il tessuto, la plastica e tante opere fatte da giovani artigiani che sono in visione da parte della commissione, che anche quest'anno è composta dal figlio Luca Segalin e dal professor Massimo Cacciari, da Follin, ex rettore dello IUAVE di Venezia, il direttore di Confartigianato Imprese Veneto Francesco Giacomin e la dottoressa Pea della città metropolitana di Venezia, assessore alle attività culturali. La scelta non sarà facile, ricordiamo che quest'anno ci sono in palio tre premi, il primo di 3.000 euro messo a disposizione dal figlio di Rolando Segalin Luca e gli altri due messi a disposizione della Confartigianato Imprese Veneto, che riguardano un aiuto alle imprese che prenderanno il premio per apparire sulla vetrina Amazon Made in Italy. La cerimonia di consegna del premio avverrà quest'anno il 25 di novembre presso la Camera di Commercio di Venezia, nella cornice dove sarà possibile nuovamente ammirare tutte le opere che hanno partecipato al premio. Professor Massimo Cacciari, terzo anno del premio Segalin, il secondo a livello regionale, 20 opere qui, poi ce ne saranno altre 5 a Venezia. Lei è molto critico sempre con l'opera degli artigiani, però qualcosa di buono si trova sempre. Sì, ci sono degli artigiani che sanno lavorare bene i materiali, che fanno delle cose che hanno una utilità, e altri che confondono sempre l'artigianato propriamente inteso con l'espressione artistica. Va benissimo, ma l'artigianato deve avere una sua funzionalità, deve avere una sua utilità, deve avere anche una sua economicità, insomma, cioè l'artigianato ha a che fare con la funzione strettamente, no? Quindi sempre c'è questa incertezza, questo equivoco, no? In questo premio, tra la volontà, la velleità di fare arte e invece la serietà specifica dell'artigianato. Però ci sono delle opere che mostrano una capacità vera di lavorare materie specifiche, riciclarle, utilizzarle in modo adeguato, quindi insomma c'è sempre qualcosa di buono. Quanto lontano è la scarpa di Rolando Segalin da chi ricicla i copertoni per fare cinture? Non mi risulta che Segalin riciclasse. Segalin usava materiale pregiatissimo e le sue scarpe erano carissime, quindi proprio tutto faceva perché riciclasse. Siamo col figlio di Rolando Segalin, che ha voluto il premio a memoria di suo papà, terzo anno, secondo a livello regionale. Anche quest'anno 25 opere, c'è sempre interesse sotto questo premio e se si può fare un paragone, non c'è niente da mettere in paragone tra quello che è arrivato quest'anno e quello dell'anno scorso. C'è veramente una grande differenza nelle opere degli artigiani veneti. Infatti sono perfettamente d'accordo, io ogni anno attendo con ansia, diciamo, di vedere le opere che vengono presentate, proprio perché si possono cogliere delle diversità da un anno all'altro e soprattutto diverse sfumature su quello che viene proposto, su quello che viene presentato, ognuno, diciamo, meritevole per qualche caratteristica peculiare che si differenzia sempre dall'altra. E poi anche una varietà di materie, difatti avete deciso quest'anno di cambiare, il premio va non più per mestieri ma per materie usate, il legno piuttosto che il cuoio eccetera, e in effetti quasi tutte le materie messe nel premio sono state usate. Certamente sì, perché l'artigianato secondo me è anche lavorazione delle materie prime, quindi una valorizzazione di queste, un miglior uso di queste e anche, come abbiamo potuto vedere, anche attraverso l'uso di materiali di riciclo e di risulta. Siamo con la dottoressa Giorgia Pea, delegata alla cultura della città metropolitana di Venezia e fa parte della commissione di questo premio già dal suo inizio. Qual è la sua impressione delle opere di quest'anno? Ma ci sono sempre opere molto interessanti,
alcune più, alcune meno, però credo che sia una grande opportunità che viene offerta dall'associazione affinché appunto sia rivalutata l'artigianalità anche nelle declinazioni che sono possibili oggi grazie all'innovazione, alla tecnologia e allo sviluppo di tutta una serie di arti che confluiscono in queste opere che ritengo davvero interessanti. C'è molta Venezia comunque, anche perché l'uso delle briccole, le immagini di Venezia, le litografie. Sì, infatti forse questo mi piace particolarmente, però ci sono anche delle opere slegate da questo contesto. Quelle che sono legate al territorio, a mio avviso, hanno una valenza maggiore forse rispetto ad altre che potrebbero essere realizzate in qualsiasi altro posto del mondo.